Ok. Motore. Ma sotto a sto sole cosciente, e chi può fa niente? E chi può fa niente? Azione! Peccato, proprio che siamo arrivati a Napoli. Io non sono di Napoli, sono di Salerno, Turi, e non sono ancora morto. Sì, però... Ma che però è però? Io ce la faccio, hai capito? Ce la faccio! Sì, sì, ce la fa, ce la fa. Sono Cristiane Filangeri e sono la principessa Isabella di Montalto. Corrado. Una cosa che mi è piaciuta molto di questa storia è che non è la solita storia tra una principessa e un principe azzurro, ma posso dire che Isabella ha due principi azzurri. C'è Malaspina da una parte e a lei piace questo cavaliere con la sua spada che non ha paura di combattere sul cavallo con la sua divisa e un bell'uomo, suo cugino, che lei sposerà. E dall'altra parte c'è il suo precettore, lei ama il pensiero, la cultura di Corrado. I due uomini messi insieme sarebbero il suo uomo ideale, così sono a metà. Corrado è un insegnante di lettere, precettore della principessa Isabella, bella donna. Interpreto il ruolo di Francesco, conte di Malaspina. È un film sui mille ed è raccontata l'unità d'Italia fatta dai ragazzi che avevano l'ideale di voler fare l'Italia e quindi ci saranno molte scene di quelli che sono proprio i ragazzi sui campi di battaglia. È Eugenio Sartori, da Sacile. Achille Sacchi, va via! I ragazzi che da tutta Italia arrivano anche spaesati e non sanno nemmeno forse cos'è l'Italia, cosa sarà questo fare l'Italia, però ci credono, hanno questo ideale di unire un popolo.